Mala Tucada aprono la quarta giornata di festa a Ottaviano. Dopo 15 anni torna l'Ottaviano a San Francesco. Beppe Zannino, ospite speciale della serata dell'Oro del Calcio di Ottaviano. Zannino, anche taglia la tela, Carannante e Gino Aprile. Tanti i tifosi accorsi a San Francesco per i calciatori ottavianesi. Chiusura di serata con la corrida in piazza. Quarta giornata di festa a Ottaviano e ancora grande successo per gli avvenimenti ottavianesi. La serata, cominciata con il ritmo incalzante di Mala Tucada, è continuata con l'Oro del Calcio di Ottaviano, con tanti giocatori dell'Ottaviano, tanto amato del popolo vesuviano. L'evento, firmato il Mediano Sport, ha avuto ospiti eccezionali come Beppe Zannino, Pino Taglialatela e Antonio Carannante. Tanta gente a San Francesco, con una piazza trasformatasi per alcuni istanti in uno stadio vero e proprio, con cori e tifo. La serata si è conclusa con la corrida, che ha fatto letteralmente impazzire la platea ottavianese. Ecco un resoconto dell'evento. Giuseppe! Enrico Giuseppe! Medina Alfonso! Medina Alfonso, vieni! Cobilo Rosario! Non c'è? E siciliano Bartolo! Vieni Bartolo! Vogliono sapere il gol più bello, io so che tu lo sai. Il derby contro la San Giuseppita. Esplode l'entusiasmo della curva, il derby è sempre un derby. Se è ancora i gol, sa, uguale. Uguale. C'è grande entusiasmo, ci raccontavo prima dietro le quinte di come lo hanno accolto dopo tanti anni. E so anche che quando è ritornato qui ha fatto lo stesso percorso che faceva quando ero ragazzo. E adesso andato anche al campo. Abbiamo cercato. Ricordiamo un po' questi momenti, perché sono passati 16 anni. Esatto, è tanto il partito. Una volta. Io ringrazio come sempre, perché sono emozioni inesprimibili che rimangono. Io li capisco, perché veniva a vedere quando tu segnavi e ci facevi un attimo. Mi ha abituato al Giroud. Sembra un piccolo Giroud. No, vabbè, c'è parecchia gente, sono contentissimo di partecipare a questa serata, anche perché ho avuto modo di incontrare i miei vecchi amici e i miei vecchi compagni di squadra, quindi sono veramente tanto contento. Tu all'epoca eri giovane, avevi due nuovi calci, e quanto è stata importante quell'esperienza poi anche per poi il futuro, che poi ti ha portato anche su altri palcoscenici, l'ultimo con il tuo Savoia, grande protagonista di una grande stagione con il Savoia. Savoia che sta giocando anche la Polistri. Ecco questo invito, non per l'amicizia che ci lega, ma verso l'amore verso questa terra. Signori e signori ottavianesi, il mister Giuseppe Beppe Zannino, introdotto da una delle modelle del fotografo Milena Scudieri. Mister, premio due allenatori. Sì, sono sempre io. Per me è sempre nel cuore, nel mio cittadino, diciamo. Il Pavanese è sempre un piacere da trovare e mi auguro che possa avere anche loro una squadra che possa avere anche successo, perché sai che cos'è l'umiltà. Ma io credo che prima di
a me fa piacere che i miei giocatori possano parlare in un certo modo, però io ho avuto la fortuna, devo ringraziarli che sono arrivato dove sono e grazie a loro. E dico sempre che al di là del calciatore è sempre importante incontrare gli uomini e nella mia strada ho incontrato tantissimi uomini, poi diventati calciatori. Vai Roberto. Pino, tu che sei un portiere sei abituato a guidare la difesa, quanto è importante avere davanti una difesa forte, così forte? Ma innanzitutto buonasera a tutti e complimenti per questa bellissima festa. Ringrazio innanzitutto il sindaco di Ottaviano che mi ha invitato, ormai io sono di casa e qualsiasi festa c'è io mi fa piacere, anzi mi autoinvito perché mi sento a casa e questo devo ringraziare. Luca Capasso, il sindaco, la giunta comunale e il comitato che ha organizzato questa festa bellissima. So che ieri anche è stato un successo. È stata una cosa di incredibile. Pino. Quindi complimenti a tutti voi. Pino. Quindi si parlava della difesa, sì, indubbiamente è fondamentale per una squadra avere una difesa forte. Quando hai la difesa forte raggiungi sempre dei risultati importantissimi. Io ho avuto la fortuna un anno di giocare con Ferrara e Cannavaro e con il Napoli Lippi raggiungiamo introdotto da Rossella Duraccio, una delle modelle del fotografo di Persigna Roberto Mazzoni. Dì Bentoni, ho portato il terzo attaccante, il nostro sindaco attaccante, ci sono solo due grandi bomber, adesso facciamo questo. Dov'è? Oggi è il 10 maggio, dov'è Gantone? Dov'è? Oggi è il 10 maggio e io devo festeggiare da Buscotti, però stasera sono con voi. Grazie. Ho parlato anche con il sindaco e ho detto portiamo anche il calcio un'altra volta a Ottaviano perché vedo che manca purtroppo. Manca e avete un allenatore che Sandrina che dopo verrà qua è una sorpresa, però voglio dire che una persona che. Hai svelato la sorpresa, Antonio! Non ci ha visto, ciò l'ho detto. E poi c'è anche visto Sandrina che ha fatto la storia, quindi sì. Ho parlato con il sindaco e ho detto di portare il calcio qua perché Ottaviano merita il calcio. Roberto, un grande augurio da un giocatore così importante, quindi Ottaviano può aspettarsi. Mi sembra che hai una curiosità, come era giocare con il numero 10? Il giocatore hai giocato con il numero 10, com'era? È lui che ha giocato con me, no? Ecco. Allora glielo diciamo, gli gireremo la domanda. Io già stavo a Napoli, quindi lui che esatto. Tu lo marcavi in veramente. Mi ricordate il coro come faceva a San Paolo? Di Diego Armando Maradona? Esatto, questo è. Vai, ricordi Antonio? Ho visto Maradona, ho visto Maradona. Antonio? Papà, innamorato. Spettacolare. Va bene, vero? Grande calore di Ottaviano.